Desidero in questo momento è un brutto caso di blocco dello scrittore. William Shakespeare, Cervantes, Garcilaso della Vega. Per incredibile coincidenza, il 23 aprile del 1616 l'umanità perse nello stesso giorno tre dei suoi più grandi creatori di storie. L'UNESCO ha scelto questa data per celebrare la giornata mondiale del libro, l'obiettivo di sostenere e incoraggiare la lettura come ricchezza culturale e sociale. Nel libro c'è tutto, da Omero in poi, filosofia, saggistica, teatro stesso. Tante iniziative in tutta Italia, la Libreria del Senato propone un ciclo di incontri, il primo con Claudio Gregori, in arte Greg, che parla del fumetto come strumento di informazione. A Piazza Mazzini, a Roma, la Festa del Libro coinvolge le scuole della zona, letture, concerti e tanti libri da sfogliare. Ti piace leggere? Da morire. Veramente ti apre la mente a tutte le cose. Perché i libri e le rose? Perché è una manifestazione che riguarda la leggenda di San Giorgio, per cui per ogni libro si riceve una rosa equivale a un libro.